Il Vallo di Diano ritorna ad essere nella morsa dei ladri. È stato un fine settimana da incubo da nord a sud del territorio. A Sala Consilina si registrano un colpo messo a segno in località Fonti ed un tentato furto attuato ai danni di un'abitazione in zona Trinità. Da una prima ricostruzione sembra che i ladri siano riusciti ad entrare in un'abitazione e, agendo in assenza dei proprietari, l'hanno svaligiata portando via oro e denaro. Non hanno invece avuto la stessa fortuna i malviventi che, dopo aver divelto una recinzione metallica di un appartamento in una palazzina a Trinità, hanno provato a forzare l'entrata ma sono stati sorpresi dalle urla della proprietaria, che in quel momento si trovava in casa. I ladri, non curanti dell'ora trafficata dalla clientela presenti nei tanti locali commerciali della zona, sono fuggiti per i terreni retrostanti l'abitazione. E poi a San Pietro Altanagro, sempre nel fine settimana, si registra un furto messo a segno in un'abitazione situata non lontano dal centro cittadino. I malviventi sono entrati in azione mentre i proprietari erano assenti perché ad una festa. Un particolare questo da non trascurare, perché i malviventi hanno agito, si presume, sapendo che i proprietari della casa non sarebbero rientrati presto. Da qui sono riusciti a portare via numerosi oggetti preziosi per poi darsi alla fuga. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina.